Alla Golena del Furlo prende vita la quarta edizione di Vivi Furlo. Vivi Furlo è nato proprio con l'intento appunto di far provare lo sport a tutti, quindi uno sport alla portata di tutti. Venerdì mattina e sabato mattina in particolar modo è a disposizione delle associazioni di disabili e alle scuole, che possono appunto cimentarsi a provare questi sport che solitamente non si riescono a praticare oppure non si ha la possibilità di provare perché magari non si conoscono. Qui li abbiamo un po' tutti, quindi bambini e disabili provano a cimentarsi in questi sport. Che tipo di sport possiamo trovare? Abbiamo gli asini, proprio per un approccio di sensibilità con i ragazzi e soprattutto con i disabili. C'è proprio una terapia che si chiama onoterapia, appunto, perché si utilizza l'animale come contatto e come movimento insieme a lui. Poi abbiamo l'arco sportivo e l'arco storico, che sono due sport diversi, simili ma diversi, e abbiamo l'orienteering, dove i ragazzi possono cimentarsi a trovare dei punti che vengono stabiliti in una cartina e quindi hanno la possibilità di orientarsi, di imparare un po' a riconoscere i posti. Poi abbiamo il frisbee, abbiamo l'arrampicata sportiva, per cui i ragazzi possono arrampicarsi sulla parete seguiti dalle persone esperte. Possono arrampicarsi in cima con l'imbragatura e quindi i ragazzi li seguono con la corda, quindi tutti in sicurezza. Il Nord Walking stanno è un approccio nuovo, una camminata con l'utilizzo di queste stecche e quindi si possono provare anche a fare dei percorsi qui in Golena. Sabato pomeriggio, domenica, ci sarà anche la mountain bike, abbiamo la canoa su fiume, in un posto sicuro, una piccola golena, dove ci sono i ragazzi in acqua che permettono di far provare anche la canoa, appunto. Vivi Furlo ospita anche dimostrazioni di Tai Chi con l'associazione Camaleonte e Slackline, evoluzioni in equilibrio sulla corda, con Alessio Gosso. Queste diverse attività sportive sono frutto della collaborazione con alcune associazioni. Come è iniziata la collaborazione con loro? Abbiamo fatto richiesta al CONI per una collaborazione perché ci presentassero appunto diverse attività sportive. Poi anno per anno diverse associazioni hanno chiesto di partecipare, quindi ci sono anche alcune associazioni libere, tipo gli arcieri di Cagli abbiamo gli asini, appunto, che non sono col CONI, ma che comunque hanno chiesto appunto di partecipare per farsi conoscere. Un'altra collaborazione molto importante per noi sono le Proloco, la Proloco del Furlo, di Acqualagna e di Fermignano, che mettono a disposizione i loro stand e quindi permettono i pasti a tutti i collaboratori che hanno lavorato per Vivi Furlo. E soprattutto una cosa molto carina offerta da loro è stato il pranzo merenda per tutti i centri sociali. Abbiamo un'altra collaborazione con la cooperativa Terre Alte che lavora qui sul territorio. Insieme a loro abbiamo ideato questo progetto che è il Bosco di Pan, una riserva aperta a tutti, quindi alla portata di tutti. Ci aiutano con questi centri sociali e fanno anche diverse attività di educazione, di scoperta del territorio. In queste tre giornate i bambini diventeranno anche protagonisti, diventeranno delle piccole guide proprio grazie a questo progetto Bosco di Pan. Cosa faranno questi bimbi? Allora, questi bambini hanno seguito un percorso, Amico Pan, con diverse attività che sono state fatte durante l'anno e hanno, con questo percorso hanno raggiunto l'obiettivo di essere mini guide. Quindi in queste giornate faranno loro stessi conoscere agli altri le peculiarità del territorio. Come hanno risposto i bambini a questa iniziativa? Sono stati incuriositi, intimoriti? Sono stati incuriositi e comunque molto entusiasti, perché loro stessi scoprire cose nuove e poi l'idea di poterle poi trasmettere agli altri è stata una cosa che è piaciuta tantissimo.